Eccoci, ben trovati, questa è Sky TG24. Io sono Alessio Viola e siamo pronti immediatamente a collegarci con Sky Academy Studios perché ci sono delle importantissime novità. Pronti ad andare subito, immediatamente, a collegarci con lo Studio 1. Buongiorno e benvenuti nello Studio 1 di Sky Academy. Io sono Andrei Raghi. Oggi vi parlerò di uno dei problemi più diffusi tra i giovani, il bullismo. Il bullismo si divide in bullismo propriamente detto e cyberbullismo, che è un fenomeno relativamente recente. Il cyberbullismo è un'azione aggressiva, intenzionale, agita da una o più persone, usando mezzi elettronici nei confronti di una vittima che non può difendersi. Il cyberbullismo è simile al bullismo. I due fenomeni hanno in comune l'intenzionalità, ripetizione nel tempo e lo squilibrio di potere. Gli elementi distintivi del cyberbullismo: l'anonimato, la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore, la riproducibilità e la grande diffusione pubblica delle informazioni, cui si aggiunge l'incapacità di rimuovere i contenuti dopo che questi sono stati condivisi online, la distanza esistente tra il bullo e la vittima, le reazioni della vittima non sono visibili, quindi il cyberbullo potrebbe non essere del tutto consapevole degli effetti delle sue azioni, l'essere senza confini di spazio e di tempo, la vittima può subire l'attacco del cyberbullo in ogni luogo e in ogni momento della giornata. Comportamenti che la vittima mette in atto mentre subisce cyberbullismo sono diversi, tra cui depressione e scarsa autostima, che portano a volte anche al suicidio. Anche in Italia la violenza del cyberbullo ha spinto in alcuni casi le vittime al suicidio. C'è il caso di Carolina Picchio, uno dei più recenti. La ragazza si è suicidata gettandosi dalla finestra del suo appartamento di Novara, perché ad una festa l'avevano fatto ubriacare e poi molestata e filmata in atteggiamenti compromettenti. Questo video è divenuto virale su Facebook e lei ha deciso di togliersi la vita ad appena 14 anni. Recentemente si è verificato l'ennesimo caso di cyberbullismo e bullismo, questa volta è capitato presso l'Istituto Tecnico Mattei di Rho. Ci raccontano tutto le nostre inviate, Yara, Melissa e Jessica, in collegamento diretto con l'Istituto Tecnico Mattei. Sì, buongiorno a tutti, ci troviamo presso l'Istituto Mattei, qui pochi giorni fa si è verificato un caso grave di cyberbullismo, che per fortuna ha avuto un lieto fine. La vittima Alessandro, uno studente di prima, per settimane ha subito vessazioni, insulti, derisioni e minacce da parte di un gruppo di bulli più grandi, frequentanti lo stesso istituto. Le angherie si consumavano soprattutto durante gli intervalli, quando il livello di sorveglianza degli insegnanti era meno rigido. Sfigato, nerd, babbeo e imbecille sono solo alcuni dei sgradevoli appellativi attribuiti al ragazzo dai bulli, in presenza ma soprattutto in chat. Bersagliato da offese e dispetti, Alessandro era arrivato a definire la sua vita un inferno. Infatti abbiamo acquisito alcune immagini relative a delle chat tra Alessandro, la vittima, e Leonardo il bullo. Ve la proponiamo. Secondo ciò che siamo riusciti a ricostruire, la situazione è precipitata in questa ultima settimana. Il 25 maggio, infatti, per l'ennesima volta Alessandro subisce un attacco e questa volta la scena viene filmata. Il video viene poi fatto circolare e rapidamente diventa virale. Alessandro, di conseguenza, ha iniziato a ricevere quasi immediatamente decine e decine di commenti offensivi, anche da parte di persone che nemmeno conosceva. Poi ci ha raccontato di aver seriamente pensato di farla finita. Quegli insulti e quelle parole lo avevano ferito profondamente. I bulli non si rendono conto che umiliando le vittime in ogni occasione possono anche spingerle al suicidio. Ma continuiamo la nostra storia. La mattina del 26 maggio, a scuola, Alessandro, preso di mira come al solito, tenta per la prima volta una debole difesa. Trova il coraggio di urlare ai bulli che hanno intenzione di far intervenire i loro amici. A questo punto i bulli, dopo averlo nuovamente deriso, incitano il loro capo a dargli una lezione. Alessandro viene colpito e finisce al tappeto, annientato sia fisicamente che psicologicamente. Ed eccoci arrivati all'epilogo. Questa volta i compagni di Alessandro non restano a guardare, finalmente decidono di agire e passano all'azione. Si schierano compatti al fianco di Alessandro e intimano i bulli di andarsene. Così dovrebbe avvenire sempre. L'Istituto Mattei è notoriamente molto rigoroso e attento a livello educativo. A quanto ci risulta, sta già gestendo il caso e sta programmando opportuni interventi nella classe mirati ad aiutare tutti i protagonisti di questa triste vicenda. Di solito ci si concentra solo sulla vittima, ma anche il bullo merita attenzione. Passiamo alla linea Jessica, che si trova all'interno della scuola. Questo caso è solo uno dei tanti esempi che ci fanno capire come le tecnologie digitali, pur essendo meravigliose risorse, possono anche presentare pericoli se vengono utilizzate male. Sicuramente non dovrebbero mai essere utilizzate per compiere atti di bullismo diffondendo contenuti offensivi e lesivi della dignità delle persone. Perciò il livello di attenzione deve sempre essere mantenuto alto. Grazie a tutti per essere stati con noi, ora passiamo la linea a Leonardo per delle diverse interviste.
Grazie per la linea. Buongiorno a tutti, mi trovo in presenza di alcuni ragazzi che frequentano la stessa classe di Alessandro e che sono testimoni diretti di questa spiacevole vicenda. Ciao Federica. Ciao. Ciao Katie. Ragazze, che cosa vi ha impressionato di più in questa vicenda? Mi ha impressionato la brutalità che molte persone possono avere. Ho visto il mio compagno davvero annientato sia fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Ma perché non siete intervenuti subito in aiuto della vittima? Perché avevamo paura. Paura di essere presi di mira anche noi. Il bullo magari se la sarebbe presa con noi. Si sarebbe vendicato e per istinto non siamo intervenuti. Non è facile esporsi. Cosa vi ha spinto poi a intervenire? Siamo intervenuti perché ci siamo resi conto che i bulli stavano davvero esagerando. Quello che stavano facendo era sbagliato. Alessandro è uno di noi. Abbiamo capito che non era giusto lasciarlo da solo. Grazie ragazze per il vostro intervento. Eccomi con altri due studenti. Ciao Andrea e ciao Aurora. Secondo voi, che cosa spinge il bullo ad agire in questo modo? Ma ci sono diverse motivazioni che spingono un ragazzo a comportarsi in modo violento contro un altro compagno. Magari perché avendo problemi a casa deve trovare un modo per sfogarsi contro persone indifese, oppure perché frequenta posti poco adatti alla sua età. Cosa si può fare secondo voi in una situazione di bullismo o cyberbullismo per aiutare la vittima e interrompere le azioni di prevaricazione? Secondo me bisognerebbe aiutarla emotivamente, difenderla cercando di non usare le mani e di non diventare a nostra volta violenti, consigliare di parlare con un adulto, un professore o anche agli amici. Sì, bisognerebbe far sentire la vittima che non è sola. Bisognerebbe anche trovare il coraggio di dire ai bulli di finirla e di non ridere di fronte a certi episodi, perché si potrebbe diventare loro complici. Non si devono mettere like sui social e neanche diffondere video o foto umilianti per la vittima e far capire di disapprovare certi comportamenti. Cos'altro si potrebbe fare per aiutare la vittima? Si potrebbe coinvolgere la vittima nella propria rete sociale. Grazie ragazzi, siete davvero in gamba. Passiamo ora la linea a Riccardo Bardella. Buongiorno, sono Riccardo e oggi in diretta da Milano nel nostro studio abbiamo invitato alcuni esperti per la prevenzione del cyberbullismo. Abbiamo qui in studio il dottor Fantone. Buongiorno. Che è un sociologo e uno psicologo. Il dottor Ieraci. Buongiorno. Che è un funzionario della Polizia Postale e un esperto di sicurezza informatica. E il prof Franchetti. Grazie per l'invito. Che è un dirigente scolastico. Dottor Fantone, secondo lei perché Internet ha contribuito all'allargamento del cyberbullismo? Perché noi bulli 2.0 ora hanno la possibilità di nascondersi dietro false identità, sentendosi protetti e più forti, intoccabili dalle vittime. E molto spesso in questo modo causano più danni, inviando video, foto e messaggi intimidatori che persistono del tempo e da cui la vittima non può più liberarsi. I cyberbulli sono diventati senza identità, si sentono invincibili, diventano sempre più crudeli e senza scrupoli. In realtà invece i cyberbulli possono essere facilmente identificati dalla polizia postale, perché ogni nostra azione su internet viene tracciata. Signor Ieraci, ci spieghi bene come si potrebbero evitare questi rischi presenti in internet e ci dia validi consigli. Allora, prima di tutto bisogna avere maggior consapevolezza dell'uso che facciamo noi stessi della rete, perché dobbiamo essere i primi a proteggere la nostra vita virtuale e dobbiamo imparare a condividere sempre meno la vita reale nel mondo virtuale. E soprattutto la condivisione deve avvenire solo con persone di cui ci si fida. Dobbiamo anche fare attenzione ai dispositivi che usiamo, che devono essere sempre muniti di antivirus e devono anche essere sempre muniti di password sicure che cambiamo spesso e non comunichiamo a nessuno. Aggiungerei anche che, per quanto riguarda i più giovani, i genitori devono essere i primi educatori dei loro figli ed accompagnare alla scoperta del mondo virtuale. Così come hanno sempre insegnato a non accettare le caramelle dagli sconosciuti, devono insegnare ai loro figli a non accettare l'amicizia di sconosciuti. Dottor Franchetti, lei ha mai avuto a che fare con dei casi di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto che dirige? Beh, purtroppo sì. Due ragazze avevano trovato in rete l'immagine di un loro compagno, una situazione molto imbarazzante. L'avevano diffusa tramite i social. La vittima ne ha parlato con i suoi professori e che mi hanno riferito l'accaduto. Sono quindi stati convocati i genitori sia della vittima che dei bulli. E tutti sono stati poi aiutati dai psicologi per capire la gravità del gesto, per imparare a rispettare gli altri e per riuscire a superare l'offesa subita. È stato anche preso un provvedimento disciplinare di sospensione per i bulli. Ok, grazie mille, ringrazio i nostri preziosi esperti dei loro interventi e qui dallo Sky Academy Studios è tutto. Riccardo Bardella.
Bene, eccoci, allora non mi resta davvero che ringraziare Sky Academy Studios. Noi ci vediamo tra poco.